Ciao amici di Piantiamo, oggi ti mostro come realizzare un nuovo vasetto di pothos direttamente dal ramo della pianta. Metto un po' di terriccio all'interno di un vasetto, in questo caso utilizzo un bicchiere di plastica, e vado ad inserire direttamente, come ti dicevo, un ramo della mia pianta di pothos all'interno del terriccio. Fai attenzione, devi inserire la parte dove è presente il nodo, è da lì che crescerà e si svilupperà la radice. Per non perderti altri video come questo, iscriviti al canale. E dopo circa 3 mesi andiamo a tagliare il ramo e abbiamo così creato un nuovo vasetto di una piantina di pothos già formata. Per gli scettici vi mostro la radice cresciuta. Adesso con questo metodo potete propagare il vostro pothos. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e lascia un like.